Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di quelli che secondo me sono i tre migliori zaini per affrontare una via ferrata. Insieme vediamo le varie caratteristiche, i pesi, ma anche e soprattutto i prezzi. Iniziamo dunque dal più piccolo e dal più leggero dei tre, perché lui è l'Ortovox Traverse Lite, in questo caso un modello da 20 litri, pesa soltanto 410 grammi, è appunto disponibile sia nella taglia da 20 litri sia in alcune taglie superiori. Lui è secondo me il migliore per quando si vanno a fare delle vie ferrate in velocità, per quando non bisogna fare anche un lungo avvicinamento. Questo perché è uno zaino piccolo, essenziale, ci sta dentro proprio quello che dobbiamo utilizzare per una via ferrata e poco altro. Uno zaino che ci permetterà anche di andare via belli veloci, perché appunto 400 grammi è nulla per uno zaino. Uno zaino però che presenta uno schienale che non è molto areato. Uno schienale che ci fa sudare abbastanza, soprattutto nella stagione più calda, e che non ve lo consiglio nel momento in cui dovete magari andare a fare delle vie ferrate con un lungo avvicinamento. Questo è perfetto se una volta che avete parcheggiato la macchina dovete farvi 10, 15, 20 minuti per arrivare alla via ferrata, non di più, perché sennò arriverete alla ferrata belli sudati. Uno zaino comunque dalle ottime caratteristiche, perché nella parte anteriore ha davvero degli ottimi spallacci in cui riporre tutto il necessario ed è sempre a portata di mano. Uno zaino che non ha presente l'helmet holder in dotazione, ma comunque lo si può aggiungere perché ci sono i vari agganci. Che dire, uno zaino alla fine molto piccolo, tende molto al minimalismo, tende all'essenziale, e lo si trova online a un prezzo tra i 130 e 140 euro. Il secondo modello che vediamo è il Ferrino Agile 35 litri. Io ce l'ho appunto nella versione da 35 litri, ma è disponibile anche nelle versioni da 25 e 45 litri. In questa versione da 35 litri pesa soltanto 960 grammi, quindi comunque stiamo sotto il chilo. Per quanto riguarda le caratteristiche, troviamo uno schienale mediamente areato con la tecnologia Hollow Back System di Ferrino. Lui ci garantisce di poter fare anche delle ferrate dove c'è un lungo avvicinamento. Se magari dobbiamo fare anche 2-3 ore di camminata, con lui non suderemo eccessivamente. Una parte anteriore però che non presenta una fascia lombare ben strutturata. Infatti con questo Ferrino Agile diciamo che quando raggiungiamo i 9-10 kg siamo abbastanza al limite. Una fascia lombare però molto piccola, molto risicata, che nel momento in cui andiamo a utilizzare l'imbrago non dà fastidio. Nella parte posteriore, qui nelle versioni da 25-35 litri, non c'è nessun tipo di apertura, quindi tutto quello che andiamo a mettere nella parte bassa dello zaino dovremo successivamente svuotare lo zaino per andare a recuperarla. Però presenta diverse caratteristiche interessanti, come già delle tasche laterali per poter portare le borracce, una tasca posteriore dove poter riporre anche un secondo strato per prenderlo velocemente. Lui ha la possibilità di aggiungere un helmet holder, ma non è dato nemmeno in questo caso in dotazione. In generale direi uno zaino perfetto per le vie ferrate, ma non solo, perché lui veramente lo si può utilizzare benissimo anche per fare dell'alpinismo. Quindi se state cercando uno zaino sì da via ferrata, ma con cui magari andare a fare anche qualche 4000, qualche ascesa alpinistica, lui sicuramente è l'ideale. Online lo si trova sui 130-140 euro questa versione 2023, altrimenti c'è la versione 2021 che costa un pochino meno, ha uno schienale che tende a far sudare un pochino di più, ma se volete risparmiare qualcosa anche quella versione sicuramente può essere consigliata. Infine arriviamo allo zaino più grande e anche più pesante dei tre, ovvero questo Deuter Trail Pro 36 litri. Lui pesa 1,5 kg in questa versione da 36 litri ed ha la caratteristica di essere ideale per via ferrata ma anche per del trekking. Innanzitutto perché abbiamo uno schienale con la tecnologia Deuter che è abbastanza areato, comunque ben attaccato alla nostra schiena per non sbilanciarci quando siamo in via ferrata. Una fascia lombare con un'ottima struttura che ci permette di poter portare anche 12-13 kg con questo zaino. E nella parte posteriore troviamo, oltre alle classiche tasche dove porre il secondo strato, le borracce e via dicendo, anche la possibilità di andare ad aprirlo come un borsone nella parte inferiore. Dunque, se dobbiamo andare a recuperare qualcosa posto nella parte inferiore dello zaino, dovremo andare a svuotarlo completamente. Secondo me lui è l'ideale per vie ferrate ma anche per trekking, quindi se state cercando uno zaino un po' tutto fare per questi due tipi di attività è sicuramente l'ideale. Ve lo consiglio di più rispetto al modello precedente Agile, perché ha la tasca d'apertura inferiore che già su un 35 litri torna veramente molto molto comoda, e poi perché la fascia lombare è sicuramente più strutturata per poter portare anche qualche chilo in più.
Questo zaino però online si trova anche a un prezzo superiore, infatti si aggira attorno ai 160-170 euro ed è anche il più costoso dei tre. Dunque ragazzi, questi sono i tre migliori zaini per poter fare una via ferrata. Sarei curioso di sapere voi con che zaino affrontate una via ferrata, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!